Ciao ragazze, bentornato a un nuovo video. Oggi video haul, che sono i video che io amo fare in assoluto, lo sapete. Video haul dedicato solo ed esclusivamente a Primark e una cosina soltanto di Stradivarius. Allora, io vabbè, ormai lo sapete, quindi non mi sto neanche a giustificare. Sapete che io amo Primark alla follia. Da quando poi ce l'ho a due passi, praticamente, cioè, non vi dico quante volte ci vado, quindi lasciamo perdere. Quindi su questo io sorvolerei e passerei alle cose molto molto più importanti. Per prima cosa vi faccio vedere cosa ho acquistato appunto da Primark. Ho preso questi jeans che sono quelli che io ho messo praticamente, per chi mi segue su Instagram già li ha visti, nella foto che mi avete chiesto in tantissimi, dove avevo comprato sia il chiodo sia la borsetta sia i jeans, e quindi questo video fa un po' di chiarezza, anche se ad alcune vi ho risposto già in privato. Vi avevo postato una foto il giorno domenica scorsa del battesimo della piccolina, quindi della mia, insomma, cuginetta, e avevo appunto preso questi jeans proprio per quella occasione, perché non volevo vestirmi super super elegante. Comunque era sempre un battesimo, quindi non era un matrimonio, e io ho preso questi jeans di Primark. Allora, sotto sono stretti in fondo, sono elasticizzati, il modello push-up. Non mi ricordo loro come chiamano proprio il modello, ma qui non c'è scritto, perfetto, quindi direi che andiamo bene. Comunque sono bianchi, ovviamente, ve li faccio vedere così, così si vede meglio. Questi sono appunto bianchi con questi rifiniture, diciamo, in oro rosa, e anche infatti qui la lampo è in oro rosa, così come anche il bottoncino. Sono di quelli proprio basics, quindi push-up, che insomma trattengono un po', elasticizzati e stretti in fondo, quindi sempre semplicissimi, sono a jeans, e questi li ho pagati, se non sbaglio, 13 euro. Quindi io li ho adorati, li ho messi domenica, ora sono da rilavare, però veramente mi piacciono da morire. E quindi questo è il primo paio che avevo acquistato. Il secondo paio che ho preso invece sono questi qui. Questi loro li chiamavano, se non sbaglio, perché sono un modello diverso, oddio, leggings. Non mi ricordo. Comunque li trovate sempre dove sono tutti i jeans. Questi li adoro, sono in questo colore a tipo carta da zucchero, azzurrino, cioè molto primaverili, e perfettamente in tema anche col mio body di oggi, neanche a farlo apposta. Questi hanno diciamo qui in vita come si dice, l'elastico, quindi sono elasticizzati, sono tutti stretti 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 stretti, hanno queste tasche finte che non sono appunto delle vere e proprie tasche, mentre dietro sì, hanno le tasche normali. Sono anche questi stretti in fondo e sempre elasticizzati. Io li adoro, questi qui sono leggerissimi, quindi anche d'estate, magari tipo quando non fa troppo caldo, ovviamente, tipo le sere in estate che c'è quel venticello, che magari vuoi il pantalone lungo, questi qui sono l'ideale. Peccato non ho più l'etichetta, perché li avevo già messi a lavare. Ma se non sbaglio dovrebbero essere costati tipo 9 euro, cioè a 10 euro non ci arrivavano questi qui, e ci sono tantissimi colori. Infatti io ne ho presi un paio, voglio vedere ora come mi ci trovo, insomma, usandoli anche una o due volte, e poi se mi trovo bene ne voglio andare a prendere degli altri, perché secondo me questi anche ora a primavera, con l'infradito, con i sandali, anche con un sandalo con un tacco, perché no? Perché sì, va bene che sono tutti elasticizzati stretti, però comunque si possono appunto mettere anche con i tacchi, perché non sono dei leggings tipo tuta, ecco, per capirci. E quindi io li adoro. Poi fatti in questo colore, cioè veramente io amo, amo alla follia. Io li ho presi per abbinarli alla mia borsa, quella lì di Michael Kors, che è appunto quell'azzurrino, e mi piacciono tantissimo. Ho preso questa pochettina qui, che è bellissima, cioè ditemi se non è bella. Allora, io ho 3000 pochette, lo so, avevo detto che non ne compravo più, ma non posso andare da Primark e non comprare questa pochettina, perché veramente è stupenda. Questa qui appunto è della Disney, quindi rappresenta il gattino, la gattina Marie, degli Aristogatti,
Questo qui è costato 5 euro, quindi pochissimo. È grande perché veramente è molto molto capiente. Ha questa cerniera fatta in questo modo, questa lampo, e dentro c'è il mondo praticamente, cioè ci va il mondo, perché vedete è molto molto capiente. Peccato non era ancora arrivata tutta la linea degli Aristogatti, insomma della Disney, di Marie eccetera eccetera. Hanno fatto proprio tutta una linea intorno a lei e io voglio prendere tantissime cose. Ci ritornerò a breve da Primark perché in spedizione voglio andare a vedere se è arrivata la linea, appunto questa qui, mi piace tantissimo. Poi sempre in tema pochette ne ho presa un'altra, ovviamente, perché giusto perché non ne dovevo comprare più, mi sembra giusto. Questa qui invece è di Pushin, quindi è fatta con questo pompon, vedete, verde menta, che è bellissimo, cioè si abbina al mio smalto, neanche a farlo apposta, è trasparente, quindi vedrete assolutamente quello che mettete, quindi è fatta in questo modo e ha questa cernerina, quindi sempre verde menta. Anche questa sì, è molto più piccola rispetto a quella, però di roba ce ne sta. Questa, vi dico la verità, l'ho presa plastificata per metterci il make up che porto in borsa, perché così evita di macchiarsi e essendo plastificata si può pulire in 2 secondi tranquillamente. Questa l'ho pagata 3,50 euro, quindi ancora meno, addirittura c'era il cartellino qui, io non l'avevo neanche visto. Bene Valeria. Poi andiamo avanti e ho preso, vabbè ormai questi, cioè non ve li faccio neanche più vedere, ho preso 2 pacchi di questi perché sono i miei dischetti preferiti, io li uso da 2 anni ormai, anche quando Primark qui non c'era che li ho presi, ho fatto la scorta in Austria, e sono 100 pezzi, sempre 2 euro e io mi trovo da Dio, quindi non vi dico più nulla su questi dischetti, ormai lo saprete a memoria. Poi ho preso questa qui, aspettate che levo la gruccia perché sennò qui non si capisce più niente, che è praticamente la canottierina sempre appunto di Marie ed è bellissima. Qui vabbè si possono fare i fiocchetti, quindi rimane con i fiocchetti sulle spalle, e poi appunto questa qui è insomma per casa, è un pigiamino quindi per stare in casa, infatti l'ho preso più grande e comodo, ed ha Marie fatta appunto in questo modo che dorme con questo fiocchetto, vedete, in velo, il risalto, cioè è bellissimo, guardate, a me piace da morire. Infatti ho preso una taglia più grande proprio per averla molto comoda, perché questo cotone è morbidissimo e questo è appunto il logo, guardate il cartellino di Marie, con scritto appunto vabbè Disney, ma non si vedrà mai con queste luci, ah no ecco forse si vede, e appunto io l'ho pagata a 7 euro questa canottiera, ma mi piace tantissimo. E poi vedete qui nel collettino, vedete, c'è scritto Marie Cat con questi fiocchetti, che è deliziosa veramente. Questa proprio non vedo l'ora che sia più caldo per, anche in casa, per tenerla, perché mi piace da morire, è veramente stupenda. Questa è molto instagrammabile, come dico io. Andiamo avanti e vi faccio vedere, ho preso questo paio di scarpe da ginnastica che sono verde menta, cioè ovviamente io quando vedo rosa, celestino e verde menta non capisco più niente, quindi le ho volute prendere, le ho provate, ho preso una misura 38, come potete vedere, è il cartellino che indica il prezzo 13 euro, e mi piacciono, certo non sono nulla di chissà che, ovviamente sono fatti appunto in questo modo, scarpe da ginnastica verde menta, leggere, comode e colori pastello per la primavera. Andiamo avanti e ho preso un mega set di pennelli, questo qui è tutto nei colori pastello, quindi io quando l'ho visto ho detto fermi, questo è mio, cioè proprio l'ho preso a volo. Allora sono 2, 4, 5 pennelli, tutti viso, l'unico è questo un po' più piccolino che può essere usato anche tipo per gli occhi ma anche per il correttore, li adoro, cioè veramente sono bellissimi, aiutatemi a dire bellissimi perché sono tutti questi colori pastello stupendi. Sì, qui dice che contiene appunto il pennello grande per la cipria, quello per il contouring, quello per il blush, quello da fondotinta insomma più piatto che sarebbe questo qui verde menta, e questo qui per l'ombretto, ma anche se è un po' cicciotto e quindi io lo userei anche per il correttore. Questi sono bellissimi e sono costati 8 euro. Eccoli qui, e questo nel dettaglio, mi piacciono da morire, cioè io quando vedo queste cose veramente non capisco più niente, non lo so, ormai penso mi conoscete, quindi vabbè che ve lo dico a fare.
Poi avevo già preso dei calzini, il set quello da 3 di Pushin, e non ve l'avevo fatti vedere nello scorso video quando vi ho fatto vedere il make up perché pensavo non vi interessasse. Invece poi mi avete scritto che volevate vedere anche i calzini, e quindi questi ve li faccio vedere perché sono bellissimi. Sono di quelli fatti tipo, non so come si dice in realtà questo tessuto, però sono appunto morbidosi, come potete vedere, quindi pelusciosi, sì, ecco, morbidosi, pelusciosi. Questi qui sono, sì, c'era la taglia, quindi 37-42, e poi in realtà sono fatti in questo modo, però sono bellissimi, guardate, hanno tutte le stelline con i colori rosa, viola, verde menta, poi c'è appunto Pushin protagonista, e nella parte qui dove c'è tipo dove vanno le dita sono invece bianchi, sfumati bianchi. Io li adoro, cioè veramente mi piacciono da morire. Questi li ho presi ovviamente per casa perché sono dei calzini un po' più pesi, non da mettere appunto quando si mettono le scarpe, ma per stare comodi, ciabatte, questi calzini sono per casa il top. Questi sono costati, dove è scritto, 3 euro, eccolo, ma non si vedrà mai, penso, con queste luci, comunque sì, 3 euro. E io adoro, cioè tipo potrei stare tutta la giornata qui a giocarci perché sono appunto morbidosi, però abbiamo altre cose da fare, quindi muoviamoci. Poi ho scelto, questo qui è il sotto praticamente, aspettate che levo la gruccia, se no non si può neanche aprire qui. L'unica cosa è che il sotto io non ho preso i pantaloncini perché comunque ne ho tanti, e poi perché insomma non li avrei sfruttati a breve sotto quella canottiera, e quindi ho preso, guardate che bello, l'elastico con la scritta qui Marie col cuoricino, cioè a me fa impazzire queste cose. Hanno il fiocchetto, vedete, in questo modo, e i bottoncini qui sul davanti, e sono appunto dei pantaloni per casa, quindi di pigiama ovviamente, che hanno poi sulle ginocchia la faccina di Marie da entrambi i lati e il polsino in rosa. Sono grigio e bianco a righine, e poi tutte le rifiniture sono rosa, ma sono stupendi veramente, cioè non lo so, io impazzisco per queste cose. L'unica particolarità appunto è sulle ginocchia che hanno la faccina di Marie, ma io li adoro, cioè veramente non vedo l'ora di metterli. E questi li ho pagati 10 euro, e hanno sempre il tagliandino insomma di Marie e Disney, quindi questi appunto per abbinarli alla canotta. Magari poi non lo so, può darsi pure mi decido, i pantaloncini li prendo, però magari quando fa più caldo, perché ora non avrebbe senso. Ecco, invece questi qui sono di cotone, leggeri, però sono, essendo lunghi, li puoi sfruttare comunque anche ora. Ci sono le ultime due cose per quanto riguarda questo sacchetto, ovviamente non pensate che era finita qui. Ho preso questa qui, che in realtà è la prima maschera che compro da Primark, perché le altre non mi hanno mai incuriosito, contrariamente a quello che sento dire in giro. Ho preso questa qui, che è antiossidante e tipo rinfrescante, costa 2,50 euro ed è appunto fatta così con la vitamina A, e si chiama Hydro Sheet Mask, quindi fatta in questo modo. Però appunto di quella in tessuto, perché vedete c'è lo stemmino, ce n'è una ovviamente, e niente, qui dice maschera in tessuto alla vitamina A, quindi più o meno è quello che vi avevo detto, 2,50 euro. Ho detto vabbè, proviamola, vediamo com'è, questo mi ha ispirato. E poi ho ripreso il mio, perché questo l'avevo già preso, il kit, questo qui nella colorazione confetti, quello sempre da 4 euro, il lip kit, gloss e matita, perché io ho finito la matita, infatti la vedrete nei prossimi giorni nei prodotti finiti. Il gloss ce l'ho ancora, ma la matita è completamente andata, me la sono mangiata praticamente. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere le ultime due cose, che sono appunto due uguali ma in colori diversi, e sto parlando del chiodo praticamente. Ne ho presi altri due perché uno non mi bastava. In realtà non mi sapevo decidere se volevo quello azzurrino pastello o quello rosa cipria, e alla fine provandoli ho detto vabbè, sai che c'è, compriamoli tutti e due e non ne parliamo più. Allora, è questo fatto appunto in pelle, quindi in rosa, fatto in questo modo, e ha qui la sua come si chiama? La sua cinturina con la fibbia, ecco, non mi veniva,
qui è sempre fatto in questo modo ed è questo rosa pastello che è stupendo veramente. Questo l'ho pagato 17 euro alla faccia di Zara, che comunque fa tutte taglie piccolissime, per chi ha più seno non se lo può mettere, e che costa 50 euro, quindi direi alla faccia loro. Piccola polemica con Zara. E questo qui è fatto appunto corto, semplicissimo, è morbidissimo nonostante sia in pelle, e direi che questa appunto è la classica tonalità pastello che non può mancare assolutamente a primavera, quindi nel mio armadio. Vi dicevo che appunto non mi sapevo decidere, non sapevo quale scegliere, ho preso anche la sua versione azzurro pastello, che ho abbinato con appunto i pantaloni bianchi per il battesimo, quindi questo l'ho già indossato in realtà, quindi sempre se mi ricordo vi metto la foto dove ve lo faccio vedere indossato. Ha sempre qui appunto la sua fibbia normale come quello rosa, cambia soltanto il colore, quindi io l'ho scelto sia rosa pastello che azzurrino. Niente ragazze, questo appunto era tutto il mio haul primaverile di Primark. Questa è la borsetta che ho scelto appunto di mettere insomma con l'outfit che avevo per il battesimo, quindi anche questo è un nuovo acquisto, è fatta con questa catena lunga direi in argento e poi ha questo inserto in pelle, quindi fatta in questo modo, e qui invece è fatta così, quindi è di pelle sì rigida, però non è una pelle brutta, dura, è una pelle appunto morbida. Ha qui questa catenina con tutti questi ciondolini col fiocchetto, vedete, il ferro di cavallo, insomma c'è diverse cose, la chiave, insomma la nappina, insomma tante cose, e poi appunto ha questo bottoncino che si apre in questo modo, è comunque molto capiente, insomma di cose io ce ne ho messe, vedete è così, e qui c'è anche una taschina all'interno, così almeno, tipo io qui ci ho messo i documenti, il bancomat per non portare il portafoglio perché tanto non mi sarebbe servito, e poi dietro insomma è di pelle sempre liscia. Questa l'ho pagata se non sbaglio forse 19-20, ma non mi ricordo se era 15 o 19, non sono sicura, vi dico la verità. E a me piace tantissimo perché è questo blu elettrico che mi fa impazzire, quindi questi erano appunto gli ultimi acquisti barra primaverili, all primaverile. E niente, noi ci vediamo con i prossimi video, un bacione, ciao!